Allora te lo fanno il vaccino oggi? Sì, me lo fanno, sì. È la prima dose per te? Sì, la prima dose, sì. Come ti chiami? Da dove vieni? Raccontami un po' di te. Io mi chiamo Baghio Vasile. E da dove vieni? Dalla Romania. Anche per Vasile, 50 anni, è arrivato finalmente il giorno della vaccinazione. Sorride dietro la mascherina, oggi è il suo turno ed è felice perché c'è il vaccino anche per lui. Mensa Caritas di Colle Oppio a Roma. Insieme all'ASL Roma 1 e alla Croce Rossa prende il via il nuovo servizio per vaccinare gli ospiti che qui vengono per un pasto caldo e ricevere assistenza, molti senza fissa dimora che spesso dormono per strada. Sono tante persone che non possono accedere ai centri vaccinali, diciamo, ufficiali, quindi noi abbiamo la fortuna di poter, grazie a un accordo con ASL Croce Rossa, di poter accogliere queste persone in mensa e oltre a dargli un piatto caldo riuscire anche a dargli il vaccino e quindi dargli una sicurezza in più sia per loro che per tutte le persone che ci circondano. La difficoltà più diffusa tra chi vorrebbe vaccinarsi ma non può è la mancanza del codice fiscale, il sistema sanitario nazionale che di recente più volte anche Papa Francesco ha esortato a mantenere gratuito e accessibile a tutti, consente di generare una tessera sanitaria per chi ne sia sprovvisto. Per far diventare insomma visibili anche gli invisibili. Quando arrivano noi li facciamo entrare anche all'interno di un sistema, perché adesso c'è il vaccino, poi avranno bisogno di altro, perché sono persone che tendenzialmente sono socialmente vulnerabili. Socialmente vulnerabili diventa anche fisicamente vulnerabile, perché tende a usurare prima il suo patrimonio di salute. E se tu vai a usurare prima il tuo patrimonio di salute, tu prima hai bisogno di qualcuno che ti dia una mano. Alla fine Vasile viene vaccinato e insieme a lui anche un giovane che cercava da tempo di ricevere il vaccino ma non riusciva a trovare un ospedale dove risolvere la sua situazione. Io ho 25 anni. Vieni? Egiziano. E ti chiami? Mahmoud. Auguri. Auguri anche a te, ciao.